Ma ciao a tutti! Ammettiamolo, avere i soldi a volte fa fare cose incredibilmente folli, come comprare delle cose fuori dal comune e costosissime. E direi proprio che bisogna farlo, se si può, almeno una volta nella vita per togliersi delle viziatine. Questa cosa una persona come Ariana Grande la fa tutti i giorni, spendendo i suoi milioni nei modi più svariati possibili, tra lusso sfrenato e follie di ogni genere. Oggi andremo proprio a vedere come questa giovane pop star spende i suoi soldi, una top sulla riccanza più pura. Se siete seduti o sdraiati una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Vi siete mai chiesti cosa voglia dire fare spese come una celebrità? Ovviamente no, e nemmeno io. Quando si è una star come Ariana Grande si possono spendere milioni come si ha voglia, da maglie costose a denti altrettanto costosi come questi di diamanti. Sì, si è fatta fare dei denti di diamanti tutti per lei, alla modica cifra di $2,000 l'uno. Ne ha messi due, che però nessuno ha notato e ha dovuto postare sui social per farli notare, appunto. Ma questo è niente in confronto all'anello regalato dal suo fidanzato Pete Davidson. La gente non faceva altro che parlare dell'anello da $100,000 che indossava tranquillamente ai concerti in bella mostra. E chi non lo avrebbe fatto? Ma vogliamo parlare dell'appartamento a New York della coppia da $16 milioni? Ha 5 camere da letto, 4 bagni e 1200 metri di spazio da utilizzare a piacimento. Ovviamente una casa del genere ha pure un cinema interno e 22 metri di piscina per lei. Ok, abbiamo visto che le piace abitare in appartamenti lussuosi, ma che ne dite di discutere invece dei suoi vestiti? Sapevate che non decidono i cantanti famosi cosa indossare ai concerti? Infatti durante i suoi ha sempre indossato dei vestiti comprati da un negozio a luci rosse. Perfino lei è rimasta scioccata dalla notizia, ma risparmiare sui capi durante i concerti voleva dire avere più soldi per riempire gli armadi, con cose che le piacciono davvero da indossare nella vita di tutti i giorni. Per esempio, solo in questa foto possiamo vedere che indossava una giacca padded reversibile da ben $3,000, una maschera dal suo merchandise ufficiale a $20 e degli stivali di Sergio Rossi da $1,300. Sfortunatamente, se eravate interessati alla giacca, ormai è sold out, non ne esistono più e lei è tra le poche ad averle. Più di una volta ha mostrato foto di lei con questi stivali particolari che moltissime celebrità amano. Sono di Gucci e anche Beyoncé le ha portate in più concerti per mostrarli. Il valore? Beh, tenetevi pronti, $1,800 tondi tondi, se volete avere il loro stesso stile, e sembra il valore aumenti sempre di più in base alle star che le indossano. Tutti sanno che Ariana adora farsi qualche piccolo tatuaggio di tanto in tanto. Lavora spesso con artisti tatuatori come Mira Maraia e Ken Navazard, che non sono costosissimi, ma richiedono sempre un acconto minimo di $100 per tatuaggi piccoli. Anche se non sono così grandi, Ariana ne ha ben 44, con un valore totale di $4,400 di tatuaggi. Ma non è solo una spendacciona come potreste pensare a questo punto della classifica, è anche una persona a cui piace donare. Le piace tenere concerti di beneficenza per aiutare gli altri, come nel 2017 a Londra dopo un brutto evento accaduto in quel periodo, dove ha raccolto ben $10 milioni. Se avete sentito la sua canzone Seven Rings con il video musicale uscito a gennaio, saprete che ha comprato degli anelli per lei e 6 amiche del cast. E anche per Anna Lux Davis, la donna che ha diretto questo video musicale. Li ha presi da Tiffany, dove l'anello meno costoso viene quasi $13,000. Ma ovviamente la nostra star non ha badato a spese, comprando quelli da $145,000 per sorprendere le sue colleghe al meglio, arrivando ad un totale di $1,160,000. Sicuramente una cifra impressionante. Ma sarete più sorpresi di sapere le spese che ha sostenuto in un'unica notte in un Airbnb. Piuttosto che stare in un hotel, una volta aveva deciso di optare per un B&B con 7 letti, tutti con il loro bagno privato. Ma non finisce qua. C'era un cinema incredibilmente grande, con vicino una pista da bowling e vasche idromassaggio, piscina riscaldata e uno chef privato disponibile tutto il giorno. Il prezzo per un'unica notte ammontava a $10,500. E lei ci è tornata più di una volta, superando $2 milioni di spese. Ma lasciando un attimo da parte le zone lussuose dove le piace alloggiare di tanto in tanto, parliamo ora del top che indossava nel video musicale Thank You Next, che a quanto pare, dopo che è stato indossato da una pop star come Ariana Grande, ha visto il suo valore crescere arrivando a costare ben $375. Ma non è finita,
Se proprio volete somigliarle, dovrete anche comprare la collana da $3,500 che ha mostrato in abbinamento al top. Per indossare cose del genere bisogna ovviamente avere i capelli giusti, e come avrete notato, quelli di Ariana sembra non si rovinino mai, o comunque non si muovano dalla posizione in cui sono, una messa in piega infinita. Le sue extensions sono state ideate dalla parrucchiera delle celebrità Tokyo Styles per la modica cifra di $900, ma a quanto pare negli anni ha dovuto migliorare il tutto per riuscire a tenere anche in un modo composto la sua coda di cavallo, arrivando a spendere in totale solo per i capelli più di $5,000. Quando viene invitata a feste importanti, Ariana cerca di non sfigurare indossando delle cose adatte. Questo vuol dire cose costose. Quando per esempio ha ricevuto l'invito per andare al dopo festa degli Oscar da Madonna, ha indossato un semplicissimo vestito da quasi $12,000 di Saint Laurent, giusto una cosetta da niente. Ariana sa benissimo come attirare l'attenzione, specialmente durante i live in piccoli show ma importanti per la televisione, sì, piccoli mica tanto, come durante una performance ad un Billboard Music Awards, dove aveva un collare con ben 45 carati di diamanti e 18 carati di oro bianco, per un costo di $170,000. Anche il collo vuole la sua parte, a quanto pare. Ma parlando un po' di cibo, come a tante persone, anche ad Ariana piace prendere un caffettino a Starbucks. Anzi, ama così tanto Starbucks che ha il suo drink personale chiamato Cloud Macchiato. Più di una volta ha sponsorizzato questo caffè al gusto di caramello su Instagram e Twitter, mostrando anche i suoi cani che per l'occasione indossavano dei collari da $250. Insomma, l'outfit dei cani supera il costo del mio outfit nelle serate importanti. Ma proprio come ama bere caffè da Starbucks tutti i giorni e indossare stivali alti e farsi la coda, ama anche indossare le orecchie da gatta. Ne ha di ogni genere e marca, incluso uno di Louis Vuitton, a cui a volte intona una gonna sempre della stessa marca, comprata alla modica cifra di $3,850, per non parlare poi delle scarpe. Insieme ai vestiti, ovviamente, vanno indossate le scarpe giuste. Il paio meno costoso si aggira attorno ai $500 e li ha indossati sempre nel video musicale Seven Rings. Ma piano piano ha trovato la passione per scarpe con i tacchi costumizzati solo per lei, andando sui prezzi che partivano dai 4.000 euro, fino ad arrivare ad alcuni incastonati in moltissimi cristalli dal valore di $6,000. Nonostante tutta questa lussuria, ci sono alcune cose che hanno sconvolto il mondo e anche Ariana stessa. È stata vista salire più di una volta su una Gulfstream G650, il jet privato più potente e lussuoso del mondo, da $58 milioni, che ovviamente ha comprato. Perché è sconvolgente? Perché ha dovuto chiedere un prestito in banca, non avendo i soldi per pagarla in un'unica volta. Eh sì, anche lei sa cosa vuol dire essere indebitati, però voleva il meglio del meglio per viaggiare. Sappiate comunque che un solo viaggio su questo veicolo volante costa ben $30,000. Oltre ai suoi soldi, avrete notato di sicuro anche la sua pelle costantemente luminosa. In più di un'intervista ha detto che usa i prodotti di Lancer Skincare. Se andate a guardare un attimo sul sito noterete i prezzi altissimi. Parte tutto da un minimo di $50, superando tranquillamente i 500. Molto tempo fa Ariana ha comprato il suo appartamento a Manhattan, ma c'è stato un periodo in cui ha provato ad affittare una delle sue proprietà a Beverly Hills, visto che voleva stare appunto a Manhattan. Il prezzo? Ben $52,000 al mese per avere l'onore di odorare la rimanenza della sua fragranza in una casa. Ma questo è niente in confronto a tutto lo champagne che si è bevuta durante la registrazione del video musicale di Seven Rings. Ironicamente aveva detto che il suo corpo era per il 60% pieno di champagne. Molte celebrità preferiscono il Dom Perignon, che parte minimo dai $300 per arrivare fino ai 12.000 a bottiglia, ma in questo caso Ariana ci è andata leggera, utilizzando una gran parte dei 10 milioni vinti in una battaglia legale contro Forever 21. Per chi non lo sapesse, lei ha denunciato questa compagnia perché aveva copiato il suo abbigliamento e ricreato dei vestiti senza il suo permesso. In effetti erano proprio uguali. Per concludere, sempre parlando di accessori, eccovi un altro bel colpo al cuore e al portafoglio. Nel video musicale di Into You indossava una collana da ben $1,000 tempestata di diamanti. La versione meno costosa di questa collana veniva a ben $200. Ma perché accontentarsi? Ariana ne ha comprati due come ricordo. Le persone comunque alla fine sono attratte dal suo look normale di tutti i giorni, come in questo caso dove indossava una felpa da qualche spicciolo, giusto $185. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più.
film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora, e con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione, così da pagare solo 2 euro al mese, il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Con questo concludiamo. Pazzesco, che vita! Ovviamente io rimarrò a spendere i miei 6 euro di pizza e 1 euro di bottiglietta di Coca-Cola a vita, non potendomi permettere certe cose. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.